Hola chicos, che tal? Allora, devo farvi le mie scuse, perché? Perché mi sono reso conto di aver fatto un po' una cappellata, cioè vi avevo detto in un altro video che molto probabilmente non avrei parlato più di Barcellona, perché volevo impostare il canale su altri temi, su altre cose, però mi sono reso conto che io vivo a Barcellona e che in effetti mi piace raccontarvi la città, o comunque mi piace raccontarvi anche la mia esperienza qui a Barcellona, per cui solo gli stupidi non cambiano mai idea. Sì, tornerò a parlarvi di Barcellona. Infatti, vi ho fatto un post proprio su YouTube chiedendovi quali sono le vostre curiosità o domande per vivere a Barcellona e me ne avete scritte parecchie, non solo qui su YouTube, anche su Instagram. Andiamo ad esempio a rispondere alla prima domanda: perché Barcellona e non Madrid e Valencia? Allora, personalmente io l'ho fatto per una questione pratica, nel senso che Barcellona mi veniva molto vicino. Io vivevo a Torino, per cui Torino-Barcellona è un'ora di volo neanche. È molto semplice per me organizzare il viaggio tra Torino e Barcellona, ci metto meno di un'ora. Tra l'altro il biglietto Torino-Barcellona a me da Torino mi costa 9 euro. Cioè, veramente bassissimo. Io ho visto i prezzi adesso a settembre, stavo pensando quando tornare a casa e tutti i biglietti sono a 9 euro. È bassissimo. Quindi per me è anche stata una questione pratica e anche economica. Mentre i biglietti, ad esempio, Torino, Madrid o altre mete erano un po' più costose e un po' meno pratiche da un punto di vista appunto organizzativo. Quindi questo è stato il primo motivo. Il secondo è perché io ho visitato solo Barcellona e nel momento in cui sono venuto qua in vacanza in questa città meravigliosa me ne sono follemente innamorato. Non ho mai visto Madrid, ma tutti quanti mi hanno detto che è bellissima. Non ho neanche mai visto Valencia, ma so che c'è una paella fantastica. Molto probabilmente se andrò a visitare Madrid me ne innamorerò, boh, e magari dirò cavolo, voglio vivere a Madrid. Per il momento non l'ho mai fatto e quindi Barcellona è la città del mio cuore. Beh, in realtà c'è anche da dire una cosa: in molti che visitano Barcellona e Madrid vanno un po' in conflitto, proprio perché sono due città molto simili, piene di vita, meravigliose, due città spagnole straordinarie, e vanno un po' in conflitto proprio perché non sanno cosa scegliere. Io personalmente, questa è una scelta mia personale, se devo scegliere due città, diciamo, molto simili, se penso al fatto che però Barcellona ha anche il mare, beh, ecco, forse questo mi aiuta a scegliere Barcellona. Hai mai valutato l'Asia tipo Thailandia? Sì, tantissimo, cioè è uno dei posti che vorrei visitare e prima o poi spero di farlo, però non l'ho fatto sempre per la questione di praticità, nel senso che è molto più complesso organizzare un viaggio Torino-Thailandia, a parte il costo del biglietto che non è 9 euro come quello Torino-Barcellona, in più c'è da organizzarsi tempo prima, e io sono una persona che organizzarsi troppo tempo prima fa veramente fatica. Io ho bisogno di fare le cose un po' più immediate, un po' più di impulso. Per cui scegliere l'Asia come, diciamo, base non me la sono sentita. Tra l'altro, avevo organizzato un viaggio in Giappone proprio ad ottobre, però purtroppo mi hanno cancellato il biglietto per via del Covid, e quindi non partirò più. Ed era il mio primo volo intercontinentale, quindi avevo anche già un po' d'ansia, perché voi dovete sapere che io ho una paura di volare altissima. Andiamo invece a rispondere a un'altra domanda interessante: budget per vivere da residente? Dipende. Dipende se siete studenti o se avete una famiglia. È ovvio che le cose, sono completamente diverse. Io faccio il mio caso da lavoratore, quindi è il mio punto di vista e sono i miei costi. È ovvio che dipende da un sacco di fattori. Però valutiamo il mio caso. Io, ad esempio, in questa stanza pago 500 euro di affitto tutti i mesi. 500 euro di spesa mensilmente vado a spendere più o meno 30 euro e compro tutto ciò di cui ho bisogno, quindi pasta, sugo, sale, olio, pane, pomodori, insomma, mi faccio la spesa. E con 30 euro a settimana riesco tranquillamente ad avere il frigo pieno, pieno nel senso che è quello che mi serve a me per mangiare. Poi più o meno io esco 2 o 3 volte a settimana, una volta un sushi, una volta una pizza, una volta un ristorantino. Io non vado a spendere più di 1.000 euro. Io credo che con 1.000 euro si possa vivere tranquillamente. Qualcuno sicuramente nei commenti mi scriverà: ma con 1.000 euro che ci fai? Fai la fame. Io personalmente con 1.000 euro ci vivo bene.
Altra domanda, finita la maturità, conviene trasferirsi immediatamente a Barcellona? Dipende, dipende da te. Secondo me è sempre un buon momento per trasferirsi a Barcellona perché è una città meravigliosa, però dipende da te. Secondo me sì, nel senso che farsi immediatamente questa esperienza a Barcellona è ottimo, anche perché ti puoi prendere, come dire, il tuo anno sabbatico dopo la maturità e vedere un po' come si vive a Barcellona. Magari capisci che è la città della tua vita e quindi ti ci trasferisci definitivamente, oppure dici no, non è così bella e quindi torni a casa, però hai fatto comunque un'esperienza incredibile. Secondo me è ottimo, partire subito dopo il diploma sì, anche perché è molto importante, soprattutto per chi è giovane e ha 19-20 anni, fare questa esperienza, fare questo tipo di esperienza, senza aver paura di sbagliare, senza aver paura di fallire, avete tutto il tempo di sbagliare, di fallire, di provarci, non vi preoccupate, se dovete partire fatevi questa esperienza, soprattutto, e lo dico veramente proprio ai più giovani, a quelli che hanno 18-19 anni, che hanno finito magari le scuole superiori. Partite, viaggiate, perché riuscite ad allargare anche il vostro modo di pensare, cioè vi rendete conto di quanto sia importante allenare la nostra mente, il nostro cervello, il nostro cuore ad altre culture, perché è un modo per non chiudersi. Una cosa bella del viaggiare è che ti apre la mente. Come legge, io farei questa cosa qua. Finita la scuola, tu giovane, prendi e vai all'estero un anno, scegli una città europea o quella che vuoi e vai a vivere un anno fuori. Viaggia, un anno prendi e viaggi, fatti esperienza, vai lì, condividi l'appartamento con altre persone, sporcati le mani, fai il lavapiatti, fai quello che i lavori più umili, perché ti aiutano tantissimo, ti aiutano e ti formano come persona di valore. Va bene, andiamo a rispondere invece a un'altra domanda. Conviene trasferirsi in questo periodo? Dunque, io non lo so se conviene o meno, nel senso che non ho questa capacità di poter rispondere a questa domanda. Quello che vi posso dire è che bisogna fare delle valutazioni. Ad esempio, da un punto di vista di affitti delle case, sì, conviene. Perché? Perché i prezzi sono molto più bassi e quindi, secondo me, è il momento migliore per poter trasferirsi a Barcellona e affittare una stanza non a prezzi incredibili. Da un punto di vista lavorativo, qui dipende da cosa cercate. È ovvio che, ad esempio, essendoci stata una pandemia mondiale, il settore del turismo ne ha risentito molto. Se faccio il pizzaiolo, ad esempio, valuto se è il caso, perché può darsi che le pizzerie non tutte in questo momento stiano cercando, come magari in un tempo normale, dei pizzaioli, per cui valuto, cerco di capire prima che se il mio ambito è particolarmente colpito o seppure in realtà se la sta cavicchiando. Io ho notato, e questo è quello che ho notato io andando in giro, che molti locali si stanno riprendendo, stanno cominciando a lavoricchiare, qualcuno comincia a mettere il cartello fuori, cercasi. Perché? Perché è successa anche un'altra cosa che va valutata, e cioè molti italiani che vivevano qui a Barcellona durante la pandemia se ne sono tornati a casa, quindi hanno mollato il lavoro e sono tornati a casa, per cui hanno lasciato anche dei buchi, degli spazi. Ecco perché in questo momento alcuni locali stanno cercando, perché il pizzaiolo che avevano prima adesso è tornato al suo paese. E io cercherei di capire il mio settore quanto è stato colpito o meno. Un'altra alternativa magari è quella di venire qui in vacanza una settimana, 10 giorni, non lo so, e farvi voi un giro e testare voi direttamente la sensazione rispetto al lavoro. Ad esempio, se andate in giro ci sono molti locali che cercano, quindi potete entrare in un locale e chiedere: hai bisogno? Io, se hai bisogno, mi trasferisco immediatamente qui. Adesso ve la sto facendo molto semplice, però insomma valutatela voi, questa è una possibilità. Io credo di aver risposto a tutte le domande che mi avete fatto, se ne avete altre per favore scrivetemele sotto nei commenti, così me le segnerò e ci farò magari un altro video dedicato alle vostre domande. Noi ci vediamo al prossimo video, perché volevo anche mostrarvi delle cose carine fuori in giro a Barcellona. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi questo tipo di contenuti. Ciao!